che è uno dei gruppi, diciamo così, informatici più grandi, o il più grande, non lo so, di Torino sicuramente, che ha accettato di venire a raccontarci la sua esperienza. Intanto lui ha avuto anche, arriva qua dal Politecnico, ha fatto sia la laurea che il dottorato qua al Politecnico, quindi ha anche ben presente come raccontiamo le cose qui, quindi può fare il parallelo tra il mondo aziendale e il mondo della scuola dove siamo. Non gli rubo tempo, lascio che... Buonasera a tutti, mi ha già presentato il professor Corno e vi faccio una breve presentazione dell'azienda per cui lavoro. Proprio breve breve, se siete interessati a approfondire, ovviamente c'è il sito web in cui andare a leggere tutte le informazioni. Reply, come diceva Fulvio, è una delle compagnie informatiche più grandi d'Italia, sicuramente fra le prime 10. E si occupa di consulenza, system integration, application management e, come vedete dal grafico riportato nella slide, il trend societario è in netta crescita, soprattutto anche negli ultimi anni, nonostante questi venti di crisi. In realtà sia per quanto riguarda l'incoming fatturato e per quanto riguarda soprattutto il numero di dipendenti, stiamo sempre crescendo. È nata qua a Torino un po' di anni fa, la data esatta non la so, comunque credo intorno 96-98, e poi si è espansa a sedi in molti paesi europei, tra cui Germania, Inghilterra, e anche inizia a espandersi negli Stati Uniti d'America, ha una sede a Detroit. Allora, io non ho scritto nulla su di me, sono un analista da un paio d'anni. Quando ho smesso di lavorare qua al Politecnico come segnista, sono stato assunto da Reply e ho iniziato a fare un lavoro del business analyst. Chi fa il business analyst? Un informatico, un gestionale, filosofo, psicologo? In realtà servono diverse competenze. Io ho un background informatico, ma in realtà molti miei colleghi non sono informatici, ma vengono dal campo gestionale, sono ingegneri gestionali. Che cosa serve a un analista? Per la parte informatica serve sicuramente una competenza nelle basi di dati. Quasi mai, in quasi tutti i progetti, scusate, serve poter accedere ai dati del sistema informatico, quando il sistema non è nuovo, per analizzare bene la situazione, per poter prendere le proprie decisioni progettuali. E quindi una certa dimestichezza, sia con i formalismi e sia proprio a livello base con l'SQL, voi avrete fatto magari qualche corso di base di dati, queste serve. Quindi se questa poi sarà la vostra strada, è un passo da approfondire. C'è sempre un'alternativa, se non sapete come farlo, chiederà qualcuno che è capace, però di solito si perde un po' di autonomia. E quindi in questo punto, competenza nelle basi dati, chi ha il background informatico tipicamente è leggermente avvantaggiato. Mentre l'altra parte, che è una parte fondamentale dell'analista, è la conoscenza dei processi aziendali. E in questo il vostro background di studi è sicuramente migliore rispetto a quello di informatico. Quindi gestione dei processi, processo di vendita, campagne di marketing, gestione delle risorse umane. Una cosa importante è essere aggiornati sulle nuove tecnologie. Questo in realtà è trasversale, perché l'aggiornamento non è conoscere a fondo come funziona una nuova tecnologia, ma che una nuova tecnologia esiste e che può essere usata nei vostri processi. Oggi come oggi è quasi impossibile, quando ci si approccia al mercato, un nuovo progetto, uscire dalle parole chiave del momento, tecnologiche, sono cloud, social, mobile. Se non avete idea di queste cose, è difficile andare avanti, perché quello che vogliono è calcare le tendenze del momento, cioè cavalcare le tendenze del momento. Quindi essere aggiornati in generale. Dove lavora l'analista? L'analista lavora in diverse fasi del progetto e le prossime slide sono giusto un'introduzione alle diverse tipologie di progetto che si possono avere. Questo è un ciclo di vita di progetto completo, uno dei più completi possibili. Vedete in alto una sorta di leggenda, delle professionalità e persone coinvolte nel ciclo di vita del progetto. Prima di tutto, come inizia un progetto? C'è una fase che viene chiamata di advisory, in cui il cliente contatta il fornitore, la società informatica,
e dice, va bene, tipicamente, va bene, sappiamo che tu ti occupi di questa tecnologia, vogliamo che ci fai un preventivo per un progetto, si chiama advisory. Questa è la modalità di interazione 1. La modalità di interazione 2 è l'azienda informatica che va a bussare alla porta del cliente, io vendo questo prodotto, sei interessato? Per la realtà reply di cui mi occupo io è più vera la prima, nel senso il cliente ci conosce o perché ha già lavorato con noi o perché qualche altro cliente ha dato la nostra referenza e ci contatta. Quindi la prima fase, di solito l'aggancio è del cliente che chiama la società perché ha bisogno di qualcosa. E chi ci va a questa riunione? Ci vanno i project manager, che sono quelli che hanno la cassa in mano, che decidono mi conviene fare il progetto oppure no, e il commerciale, il cui scopo, ben sapete, è quello di portiamo a casa il più possibile, in generale. E la controparte è il cliente, la parte dirigenziale, chi vuole che le cose vengano fatte. In questa fase c'è già una piccola raccolta dei requisiti. Che cosa dobbiamo fare in questo progetto? Dobbiamo progettare un sistema operativo che faccia una gestione documentale, ad esempio. E come output di questo advisory c'è una prima relazione tecnica che può essere accompagnata di un prototipo, tipicamente molto più accattivante. Presentare una relazione tecnica in cui si descrive vagamente, non nel dettaglio, che cosa si farà, e un mock-up, possibilmente funzionante, non solo grafico, di come sarà fatto, quale sarà il layout, quali saranno i flussi documentali da seguire, e se il committente è impressionato positivamente dal nostro prototipo, della nostra relazione tecnica, quello che si fa è fare un contratto e partire da lì. Tipicamente la relazione tecnica ha anche valore legale, nel senso si illustrano tutti i passi, che cosa si farà. Il nostro software farà A, B, C. Se ci chiedete D, va fuori contratto, quindi rinegoziamo. Ogni cosa che non è definita a livello contrattuale va rinegoziata, in generale. La prima fase del progetto è il kick-off, in cui dice, va bene, abbiamo deciso di partire, partiamo. Mettiamo d'accordo i vostri utenti, chi sa come va fatto questo oggetto da parte vostra, con i nostri analisti. E qua entra in gioco tipicamente l'analista. E c'è la prima fase, che voi l'avete vista durante il corso, quella di raccolta dei requisiti, una stesura di un'analisi, e quando si scrive l'analisi si scrivono anche i test case, use case, si definiscono. Dopo l'output della fase di analisi è un documento che tipicamente deve essere approvato dal cliente, quindi firma, va bene, quello che è scritto qua mi va bene, quindi dovete svilupparlo, e poi c'è una fase di sviluppo. Finito lo sviluppo, ci sono due tipologie di test. Ci sono i test funzionali, che lo fa l'analista, controllo, funziona, fa quello che deve fare, fa quello che ho definito, sì. E ci sono dei test che si chiamano user acceptance test, che sono gli stessi test che fa l'analista, sono direttamente ricavati da use case definiti nell'analisi e sono fatti insieme all'utente. L'utente deve vedere che il prodotto funziona. E anche qui firma, dice va bene, ho visto, ho fatto questi passi, il prodotto ha fatto questo, ha fatto quello che deve essere fatto. E qui sempre coinvolti sono l'analista, tipicamente, e l'utente, il cliente. C'è una fase di go live in cui tutto funziona, installiamo il sistema. E qua c'è una figura nei grandi progetti che è diversa dallo sviluppatore, si chiama proprio change manager, è una persona all'interno di una società che fa quello, fa il deployment di software, delle varie versioni di software. E poi c'è la fase di assistenza, ahimè, che è la fase finale, non sempre va tutto bene. L'assistenza può essere solo il training, alcuni utenti non sanno come si utilizza bene la funzionalità e si spiega, o può essere c'è un problema, non fa proprio quello che deve fare, e molto spesso succede. Questo è uno dei cicli di vita più completi, quindi l'analista in questi vari punti in rosso è coinvolto nella stesura delle analisi e nei test. Una metodologia di progetto molto particolare è quella che vede l'analisi come un servizio. Io non devo produrre un prodotto, ma è una sorta di maintenance di un prodotto che c'è già. Immaginate un sistema informativo molto complesso che deve seguire delle logiche che sono dinamiche, dovute al cambio di legislazione, al cambio della dinamica aziendale. Quindi alcune aziende prendono degli analisti, delle società che fanno analisi, come servizio.
in cui non devono sviluppare software, ma devono sviluppare di volta in volta funzionalità per software, per architettura software che c'è già. In particolare io mi trovo a lavorare in una situazione del genere, in cui non progettiamo da zero un software, ma manteniamo, sviluppiamo, correggiamo le funzionalità di un software, di una piattaforma software molto 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 complicata. Quindi i commerciali sono da parte, non devono vendere niente, i manager si parlano per capire quanto costa, quanto è l'effort in giorni per fare un'analisi, per analizzare questa cosa, e l'analisi consiste quindi nella raccolta requisiti, stesura del documento di analisi, definizione test case, questo non cambia. Lo sviluppo è uno sviluppo di implementativo, di enhancement su una cosa che c'è già, test funzionali analogo a prima, user acceptance test e go live esattamente identico a prima. Quello che prima non ho detto è che in realtà chi fa analisi, ma non solo come persona, ma anche proprio come azienda, non è detto che sia la stessa società che fa sviluppo. A volte nemmeno la stessa società che fa test. In un ambito complesso come quello in cui mi trovo a lavorare, ad esempio, noi siamo gli analisti come società Reply. Un'altra società fa lo sviluppo, un'altra società ancora fa il change management dell'applicazione. Quindi in questo progetto sono più, c'è la società cliente che gestisce tutta l'infrastruttura generale e il project management. Quindi quattro società per portare avanti un progetto software. Ovviamente poi c'è il problema relazionale di parlarsi, di condividere informazioni fra analisti, sviluppatori, utenti della società, quindi le dinamiche sono molto molto complesse. Penultima tipologia di progetto, niente analisi. Molto spesso per progetti molto molto piccoli o raffazzonati, questo non mi è capitato di farli, per fortuna, in cui c'è tipicamente una fase di advisory in cui sto vendendo questo, vuoi comprare questo, c'è una parte di relazione tecnica in cui la relazione tecnica è l'unico documento prodotto e dato in pasto agli sviluppatori, boh, fate questo. E poi c'è direttamente il go live. Qua vedete la povera persona che fa tutto è tipicamente lo sviluppatore, che si scrive la specifica, la fa forse approvare al cliente e poi installa la cosa. Questo per progetti molto piccoli sicuramente fa risparmiare, perché queste soluzioni qua hanno un overhead di gestione che è elevato. Pensate che ognuna di quelle frecce ha un flusso cartaceo di approvazione. Io ti scrivo l'analisi, però tu utente me la firmi. Così se c'è qualcosa che non va, andiamo a discutere su quel documento. Corrisponde o no a quel documento? Quindi qua meno firme e potenzialmente meno qualità. I primi due che avete visto, i primi due tipologie di progetto che avete visti, vengono utilizzati dove le aziende pretendono una gestione della certificata della qualità. L'ultima tipologia, niente sviluppo. Questo succede in due ambiti principali. Si utilizzano piattaforme, vi parlo ad esempio di una piattaforma CRM Microsoft, giusto per dire un prodotto che conosco, in cui la parte di sviluppo a volte non è affatto necessaria, in cui per sviluppo si intende configurazione del sistema, in cui un analista senza competenze informatiche, grazie alla piattaforma, riesce a gestire il sistema. Quindi fa un'analisi che descrive i processi. I processi devono essere fatti in questo modo, l'analisi viene approvata dall'utente e poi è lui che li implementa configurando il sistema senza scrivere una linea di codice. Tipicamente hanno una gestione visuale della configurazione del sistema, quindi fa tutto lui. E questo è il primo caso in cui non c'è sviluppo, fa tutto l'analista. A parte la prima parte in cui ci sono i commerciali, i project manager che decidono i costi, i tempi e così via. L'altro è il caso in cui, e questo funziona a volte anche nell'analisi come servizio, in cui il risultato dell'analisi sia un documento in cui si dice all'azienda non ti conviene fare niente. Una delle richieste delle aziende è dire va bene, io vorrei fare questo. L'analista guarda i dati e ti dice ma questo evento è veramente raro nel tuo sistema, costerebbe troppo, costa così implementarlo. Secondo noi non conviene farlo. Quindi una risposta possibile è non andare avanti, non implementare. Allora, partiamo dal primo punto. Raccolta di requisiti. Questo è molto informale, cioè ho messo da parte tutti i formalismi che avete visto finora e cosa succede, almeno per quello che conosco io.
quindi nella realtà che ho vissuto in questi 2 anni. Raccolta dei requisiti può avvenire in svariati modi. Il più comune è il secondo, il meeting con gli utenti. Uno o più meeting, molte volte sono necessari veramente tanti meeting, in cui si affinano man mano i requisiti, in cui c'è una sorta di sessione da psicologo, si cerca di tirare fuori che cosa effettivamente vogliono. Altre tipologie di raccolta dei requisiti, un'email. Questo è molto semplice, in un sistema che già funziona, una piccola modifica, arriva un'email. Vabbè, vorremmo questa funzionalità, per favore analizzateci gli impatti. A talvolta è la normativa. Ecco, lì c'è un esempio reale, che ha scombinato diversi sistemi informativi, manovra Monti, legge antiriciclaggio. Il massimo pagamento contanti è a 999,99 euro. Il nostro sistema lo fa oppure no? No, non lo fa. Quindi l'input del requisito è rendere il nostro sistema adatto a quella normativa. Deve impedire pagamenti superiori a 999,99 euro. Quindi questo è il problema. Quindi un requisito potrebbe essere: leggetevi la legge e vediamo se il nostro sistema funziona. Strumenti utilizzati, una battuta, carta, penna, PC, tablet. Tablet fa molto fine, fa molto, molto cool quando si va. E tanta tanta pazienza, perché vi dico, è proprio a volte come una sessione dallo psicologo. Dipende dalla capacità, diciamo, e dalle competenze degli utenti con cui si parla, però a volte è veramente difficile capire che cosa vogliono. Alcuni prendono uno strumento informatico oppure il sistema operativo come un oggetto che possa far di tutto, quindi fantascienza. Altri invece sono molto resti perché c'è una sorta di resilienza. L'ho fatto finora così, l'ho fatto in Excel oppure l'ho fatto a mano, mi compilavo a mano 100 fogli al giorno, voglio continuare a farlo, non uso il computer. C'è anche questa, diciamo, questa resistenza al cambiamento. Prima ho parlato di analisi funzionale, in realtà non è una cosa sola, ce ne possono essere di diverso tipo. Quella di cui mi occupo io è il terzo punto. Comunque in generale un'analisi funzionale è una formalizzazione dei requisiti di business e dei vincoli e fornisce le soluzioni. Punto fondamentale è che queste soluzioni devono essere comprensibili all'utente finale. L'utente finale deve poter leggere l'analisi e dire va bene, mi vale, voglio proprio questo. Però deve anche fornire alcune indicazioni agli sviluppatori per poter andare avanti, per poter fare qualcosa di più specifico. Non tanto per implementare, perché l'analisi funzionale è di alto livello, ma per poter dire, va bene, hai le informazioni necessarie per poter fare un progetto del sistema, un progetto tecnico. E qua arriva l'analisi tecnica, che è un progetto che è forse più simile ai formalismi che vedete voi, quindi classico modello entità-relazioni, classici diagrammi UML e così via. E l'utente finale non comprende tipicamente nulla di questo formalismo, quindi l'analisi tecnica nemmeno la vede, nemmeno la valida. Lo valida è uno strumento, può essere interno allo sviluppo. Io mi occupo invece dell'analisi funzionale ibrida, in cui il documento che forniamo noi funziona sia come specifica comprensibile all'utente, quindi l'utente alla fine lo firma e lo approva, sia come analisi tecnica. E non è di bassissimo livello, ma gli sviluppatori non si fanno un'analisi tecnica propria. Tutte le informazioni, e anche ad esempio la struttura dei database, i vincoli progettuali tecnologici, sono definite nella nostra analisi funzionale ibrida. Quindi è un passo avanti oltre l'analisi funzionale, c'è qualcosa di tecnico. Va bene. Questa è la parte sinistra, è come vi insegnano a visualizzare, modellare un sistema in un diagramma UML, come in realtà viene descritto in un'analisi funzionale. Nel senso, il diagramma, l'utente finale è più propenso a capire che un'auto è costituita, che ha 4 ruote, un motore, un CD player, se lo si disegna graficamente, così, non lo schema. Quindi è sicuramente più semplice da capire, deve essere graficamente accattivante. L'utente deve essere convinto, sì, voglio questo. È più propenso sulla macchina viola che sulle tabelline. Invece l'analisi tecnica usa effettivamente gli strumenti che avete visto voi, o che vedrete voi.
In più li utilizza per un motivo utilitaristico, nel senso che diversi tool permettono di modellare in modalità standard, ad esempio diagrammi R, entità relazioni, un database. Schiaccio un tasto e in automatico mi crea le tabelle, fa già tutto quello, fa già tutto il sistema. Quindi due piccioni con una fava. Mi scrivo una parte della documentazione, rappresentata in questo modo, che comunque è intellegibile, non forse l'utente medio o un utente avanzato riuscirebbe a capire comunque un diagramma entità relazione, e senz'altro produce automatismi di codice e una riduzione dei tempi elevata. Quella ibrida utilizza una via di mezzo, nel senso, anche questo deve essere graficamente più accattivante, quindi eredita la parte dell'analisi funzionale che deve essere compresa dall'utente, ma talvolta utilizza anche diagrammi UML, comprensibili dallo sviluppatore e molto più chiari dallo sviluppatore. Quello che vedete è una macchina stati mascherata, quindi un diagramma UML è quello della macchina stati. Non ci sono i formalismi del diagramma UML, mai nessuno ci verrà a dire non hai messo lo 0, non hai messo la N, non hai messo i puntini nella nostra analisi ibrida, perché non è utilizzata da tool automatici. Però il senso è quello, nel senso posso andare da uno stato all'altro che è rappresentato da un rettangolo solo tramite i cambi di stato che sono prodotti dalle frecce. Allora, la discrepanza maggiore, io ho dato una lettura veloce del slide del vostro corso, che ho ritrovato nell'ambito, quello trattato in questo corso, nell'ambito reale, sono la definizione degli use case. Use case per noi sono, non seguono il formalismo UML, a meno per i progetti che ho seguito quasi mai utilizziamo l'UML per definire use case. Definiamo noi li chiamiamo test case, che sono i casi di test per cui il sistema deve funzionare. Senza che tutti i test case siano validi, per noi il sistema non può andare live. Quindi è come dire l'insieme minimo delle funzionalità che devono funzionare. E lì c'è la differenza sugli schemi che vedete voi e quello che facciamo noi. Molto più semplice, un file Excel in cui c'è una lista di funzionalità, l'utente pigia il bottone con scritto ok e il sistema informativo invia un'email. Questo è un caso. Funziona? Sì? No? Ok. Se non funziona, perché non funziona? E si rimanda allo sviluppo questa funzionalità. Dice non funziona perché? Non funziona, indagate del perché, tipicamente. Quindi c'è proprio un disallineamento da questo punto di vista. Un caso test case molto importanti, soprattutto nell'ambito in cui si stia evolvendo un sistema esistente, sono definiti non-regression test. Io sto aggiungendo una nuova funzionalità e voglio e pretendo che il sistema che attualmente usano 1000 persone continui a funzionare quando installo la nuova funzionalità. Tutto quello che funzionava prima deve funzionare anche dopo, soprattutto le parti più critiche. Ma se io aggiungo una generazione di un file PDF con l'invio all'agenzia delle entrate di il cambio dei codici fiscali dei miei impiegati, non mi deve rovinare, non so, un altro elenco che invio alla questura per richiedere un visto, non so, un permesso di soggiorno e così via. Tutto deve funzionare. E queste sono le parti più critiche, perché ogni volta bisogna ritestarsi il sistema già esistente. Questo è quanto. Ora vorrei dare alcuni suggerimenti, se qualcuno di voi poi intraprenderà questa strada dell'analista in generale. Quindi molte delle cose sono vissute in prima persona, altre raccontate da colleghi. Allora, iniziamo dalla raccolta dei requisiti. Gli errori che ho fatto io e che si fanno tipicamente all'inizio, sia in queste riunioni con l'utente che vuole la sua nuova funzionalità, vuole il suo nuovo prodotto, e noi sappiamo qual è la soluzione, la sappiamo subito perché ovviamente siamo molto esperti. Non bisogna mai, mai dare subito la soluzione. Tipicamente la prima soluzione che si dà quasi mai è quella giusta, almeno. Se no ci anche, spogliamo del nostro ruolo, dobbiamo progettare, analizzare, stimare qualcosa e se diamo subito la soluzione è un lavoro senza senso. Vabbè, ti dico il requisito, sai già come farlo, è una cosa facile, sminuiamo quello che dobbiamo fare. Quasi mai ci si azzecca al primo colpo.
Se siete molto esperti, sì, ma è meglio non darlo a vedere. Per noi è una cosa facile. Altra cosa, e questo purtroppo mi è capitato, la richiesta dell'utente dice: va bene, questa funzionalità è da poco, vero? Quanto ci metti? Una settimana ce la fai? Tu dici: ma sì, una settimana ce la si fa. Si torna in ufficio, si guarda, ha detto: ma non è proprio così semplice. In realtà non ci vuole una settimana, ce ne vogliono due, se tutto va bene. E il problema è poi dirlo all'utente, nel senso, ti ho detto che ce la faccio in una settimana, e in realtà ce ne vogliono due. Quindi questo errore da evitare. Altra cosa è assecondare i clienti. I clienti hanno già le soluzioni, nel senso, lo fanno fare a te per sicurezza, per darti a te la responsabilità, però loro sanno già come si fa. E sono molto, molto creativi in generale. Questo è vero, l'esempio non è proprio lo stesso, però volevano fare una cosa del genere. È un sistema informativo già esistente, ho bisogno di aggiungere un campo, non era il codice fiscale, ma un nuovo campo. Avevo un altro campo vuoto, che era effettivamente quello delle note disciplinari, e mi hanno detto: ma perché cambiare? Non cambiamo nulla, diciamo solo ai nostri utenti, dove c'è scritto note disciplinari, metteteci codice fiscale. No, funziona. Perché no? Voi dovete cercare, se potete, di stoppare cose del genere. Perché poi la situazione in cui iniziano a usare le note disciplinari come note disciplinari è da gestire. In generale. E poi ci insegnano fin dall'elementare tipicamente che non si possono sommare mele e pere, quindi queste cose mai assecondarle. E anche la seconda versione, che questa è vera. Ci sono c'è una contrapposizione fra cliente che vuole le soluzioni tipicamente a minimo costo e analista che dice: facciamo le cose fatte bene, ovviamente costano di più le cose fatte bene da quello che c'è già. E questo è soprattutto vero non nei progetti che partono da zero, ma nei progetti che ci sono già, in cui magari le modifiche sono costose, quindi tentano di riciclare quello che c'è. E quindi tipicamente il manager, non per l'utente, questa è il manager che decide, il manager dell'azienda cliente che decide: no, ai nostri utenti va benissimo continuare a fare quello che stanno facendo, non c'è bisogno, lo sappiamo che ora ormai è standard un'applicazione web, cliccare sul calendario, selezione il calendario, ma no, noi non vogliamo pagarvi 2 ore di lavoro per farlo. No, mi spiace, ai nostri utenti, il nostro sistema operativo, il nostro sistema informativo precedente utilizzava questo, lasciamo questo formato. Sono contenti gli utenti. Cosa falsa. Si deve cercare di far ragionare. Anche perché pensate poi al tasso di errore di inserimento in una cosa del genere. Altro punto, non fidarsi degli utenti in generale. Per quanto i capi degli utenti, che tipicamente hanno il portafoglio in mano e dicono questo si fa, questo non si fa, considerano i sottoposti proprio come figli: no, queste cose non le fanno, no, non c'è bisogno di impedirgli di cancellare, non so, i dati bancari o di guardarli, tanto non lo fanno, siamo sicuri che non lo facciano. In realtà queste sono menzogne. È sempre il punto, cerchiamo di risparmiare, non facciamo alcuni controlli che sono fondamentali. Alcuni sono imprescindibili. Quindi, che ne dicano, dovete sempre progettare, prima di tutto, una richiesta di conferma per operazioni critiche. Quindi, sei sicuro di voler cancellare i dati bancari? Sì, è noioso, interfaccia di sistemi operativi vecchio stile, chiedere conferma. Però a volte è necessario. Ora l'approccio più di tendenza è farlo quello ibrido. Ormai quasi, soprattutto è dovuto dal mobile, c'è cioè l'autosalvataggio. Io inserisco una cosa e salvata in automatico, non devo confermare. Questo va bene finché l'informazione che sto salvando non è critica e devo essere consapevole che la sto effettivamente salvando, che voglio proprio fare quella cosa. E quindi ora l'approccio è ibrido sul salvataggio. E poi, altra cosa fondamentale, è controllare sempre e impedire agli utenti il più possibile di usare il sistema in maniera errata. Questa è una parte difficile nel progetto. Rendere un sistema intuitivo, questa è una parte, ma nel caso in cui non lo fosse, il sistema e l'utente non deve poter fare azioni che danneggino il sistema. Anche se voi lo scrivete nel manuale del software, il manuale del software è un documento che nessuno legge, purtroppo. Anche se voi lo scrivete nell'analisi funzionale dicendo che l'utente dovrà fare questi passi in questo ordine, ed è requisito perché il sistema funzioni correttamente, l'utente, se può, sbaglia e succede. Non oggi, non domani perché se lo ricorda, ma arriverà il suo collega che non ha avuto il training e lo farà. E quindi evitare il più possibile. Questo è un costo aggiuntivo di progetto. Anche questo, come dice, questo fa parte del filone, gli utenti hanno già le risposte. Parte
molti, in buona fede più che altro, partono dal presupposto di conoscere effettivamente come stanno le cose. Questo soprattutto dal punto di vista legislativo. Mai fidarsi, il manager del cliente dice va bene, dobbiamo rispettare questa legge qua, la legge dice vi riassume in un'email quello che dice la legge. In realtà, e questo è l'esempio che ho fatto prima, la legge di stabilità, quella di Monti, antiriciclaggio, secondo la soluzione proposta dal cliente era vabbè, per rispettare la legge basta che non possiamo dare più di 999 euro in contanti alla volta, va bene, ne diamo un po' alla volta, facciamo 4 pagamenti al mese da 500 euro e siamo a posto. Peccato che, e dice, la legge è quella. L'analista cosa fa? Ci crede? No. Va a leggersi la legge. La legge dice che i pagamenti non possono essere frazionati, quindi quel sistema non funziona. Assolutamente non funziona. Si va contro la legge. Quindi anche questo, cercate di documentarvi. Se avete tempo, perché uno dei vincoli, soprattutto dell'analista, è il tempo. Bisogna produrre un documento in tempo. Altra cosa è predisporre sistemi di log efficaci. Questo se progettate più che altro un'analisi funzionale ibrida in cui potete anche dare dei vincoli tecnici, quello che prima di tutto le operazioni critiche devono essere tracciate. Chi fa una cosa? Chi ha cancellato quel conto bancario? Ah, sei stato tu utente, non è che sei cancellato da solo. E poi per cercare di capire dove ci sono i problemi. Qua cito per scherzo la classica sindrome del tecnico informatico. Tipicamente a me succede, insomma, nel lato tecnico, di essere chiamato, ah guarda questo non funziona, vieni a vedere. Rifanno la stessa operazione che credevano non funzionasse e funziona con me dietro. Cioè, non è una magia del tecnico informatico. Che tipicamente il funzionamento dipende da molti fattori che non sono banali, non sono solo... purtroppo a tot input non corrispondono sempre a tot output, in generale. Qua volevo farvi proprio un esempio, non è un vostro tema d'esame, è quello che un buon analista progetta soluzioni che sono generali, che non sono specifiche. Quindi questo è un requisito. Dobbiamo migliorare la nostra applicazione per aggiungere un'etichetta in tutti i report a fianco a alcuni clienti. Questo può essere per facilitare, non so, l'impiegato che farà la fatturazione per non far pagare le tasse, ad esempio. Il sistema informativo è proprio semplice, abbiamo due tabelle, clienti e nazioni, e progetto velocissimo, fatto immediato, guarda, non c'è bisogno nemmeno dell'analisi, te lo fa direttamente lo sviluppo. Non so quant'è la vostra dimestichezza nel codice, questo è un pseudo Java, pseudo C#, un codice d'oggetto. In realtà ci pensa il programmatore, dice, vabbè, controllo, mentre sto stampando, mentre sto scrivendo nel mio file Excel, nel mio PDF, le informazioni sul cliente, che cosa faccio? Controllo la nazione, se è Germania o Francia ci metto, faccio fare prima, proprio veloce, semplice, corrisponde esattamente a quello che vuole il cliente, bene. Problema, è un sistema che non si evolve, nel senso, per evolverlo lo sviluppatore deve rimettere mano al codice, ricompilare, immaginate un processo complesso in cui c'è il change manager, verifica degli use case e così via, tutto il processo di nuovo da capo per aggiungere una nazione. E questo può succedere in diversi momenti, o quando è già online, quando è già go live, o bene, oppure durante i test, e questo è quello che si chiama tecnicamente change specification, l'utente decide di cambiare le cose mentre lo sviluppo è in corso oppure è appena concluso, comunque prima di andare online. E questo è molto frequente, il cambio di specifica. E quindi, va bene, noi abbiamo progettato, facciamo il progetto 2, possiamo rifare lo stesso progetto aggiungendo questa cosa, e continuiamo all'infinito. Vedete che il costo è molto, molto grande. 2, vabbè, noi siamo un po' più furbi, è leggermente più costoso, ma noi diciamo, va bene, la lista delle nazioni per cui stampare tax-free, la mettiamo in un parametro tecnico. Lo sviluppo se lo vuole modificare, se lo sviluppa, non lo diamo da modificare all'utente perché sarebbe da sviluppo, perché costa un po' di più, perché l'utente deve poter accedere, immaginate, c'è una grossa differenza tra fare le cose per i tecnici, in cui scrivono il database, e fare una cosa per gli utenti, in cui serve un form, che sono una pagina web in cui possono inserire i dati, quindi c'è un diverso effort. Poi lo fa il tecnico, va bene. Ci dice l'utente...
può dire in qualsiasi momento durante lo sviluppo del software, può dire in qualsiasi momento, va bene, aggiungiamo una nazione, nessun problema, il costo è zero, cambio un parametro di configurazione. Il costo non diventa zero quando questo cambio diventa molto frequente, nel senso che l'utente dice, vabbè, io voglio anche mettere la Polonia, come faccio? Chiamo il tecnico che lo faccia. Questo è un costo, a volte interno all'azienda, a volte esterno, dipende dove sta il tecnico che fa questa modifica, ma comunque è un costo aggiuntivo e non lascia autonomia all'utente. Progetto 3, dare la possibilità all'utente di farlo lui. Quindi è un po' più costoso perché l'utente avrà nella sua bella mascherina delle nazioni la possibilità di selezionare. Metti se il cliente è tedesco o italiano, non so, Italia, metto sì, stampa free tax, Germania, stampa free tax. Va bene. Questo è il vantaggio che dà autonomia all'utente in generale. Richiede più effort. Ovviamente il costo è maggiore, il costo di progetto. Però c'è sempre un contro, l'utente vuole sempre di più. Mettiamo il caso finale, dice va bene, questa soluzione va bene, però vabbè, ci servirebbe il discount, l'etichetta discount per qualcun altro, per un'altra nazionalità, per gli spagnoli. Il nostro sistema lo supporta? No, non era progettato per questo in generale. L'1, 2 e 3... rispondono ai requisiti, a raccolta dei requisiti iniziali, a pieno. Il progetto 4 è qualcosa di più, è un proporgli oltre, va bene, noi ti proponiamo, abbiamo visto come lavorate, vi conviene avere un sistema generico in cui avete una possibilità, l'utente può configurare per ogni tipo di report, per ogni tipologia di nazione, la scritta da stampare. Questa è la soluzione generica. Ha uno svantaggio che non rispetta solo i requisiti che l'utente vuole, ma è una soluzione generica, molto più costosa, funziona. Ve la proveranno? No, mai, quasi mai. La strada del progetto 4 è costa troppo. Tipicamente se sono scelgono la 2, nel senso questa qua, è quella scelta dal cliente. Se poi si fa capire che in realtà è molto più facile e più conveniente dal punto di vista di tempo, il passaggio fra l'utente e il tecnico a fare queste cose, riescono a fare anche la 3. La 4 quasi mai. La 4 tipicamente, dopo l'ennesima volta in cui devono creare una funzionalità molto simile, si fa una sorta di raggruppamento di funzionalità. Nel senso, si arriva a fare il progetto 2, poi ce ne serve un altro per stampare un altro tipo di etichetta e dicono va bene, ne facciamo uno che fa entrambi e diventa generico. Così però il costo aumenta rispetto a fare subito 4. Questo purtroppo è vero. Allora, se il progetto deve essere generico, il test che si fa con l'utente deve essere specifico. Noi abbiamo progettato la soluzione 3, quella che mi permette di definire per quali nazioni stampare, per quale nazionalità stampare l'etichetta free tax oppure no. Bene. Quando si fa il test con l'utente, e mi è capitato, ma purtroppo, gli si dice guarda, tu volevi questo ma noi abbiamo fatto qualcosa in più, lo puoi configurare tu, guarda come si fa, si configura, proviamo a prendere ad esempio, prendiamo per esempio non so, i giapponesi e i tunisini, vado nella grafica delle nazioni, metto seleziono giapponesi e tunisini, provo a stampare e vedi quella scritta sui giapponesi e tunisini. L'utente, non so se era un po' poco aperto di mente, risponde no, non funziona, mi piace, scusa, io qua non firmo, non funziona, deve funzionare per tedeschi e francesi. Poi ci si spiega, ma guarda, è una cosa a soluzione generica, se vado nella grafica e sono tutti, funziona per tutti. Non va bene, deve solo funzionare per francesi e tedeschi. Infatti poi si ritorna al punto di partenza e si fa esattamente il test che vuole l'utente. Ora, qua ve l'ho fatto veloce. L'esempio reale purtroppo non era veloce, perché non era così banale. Il principio è lo stesso, non era così banale, ma la preparazione dei casi di test richiedeva giorni, perché era un sistema molto complesso e bisogna proprio crearsi i casi. Era difficile crearsi i casi ad hoc, anche intervenendo tecnicamente da database senza passare dalle funzionalità del sistema,
Quindi l'interazione, non c'è stato il 2,5, il 2 l'ho invitato, ma l'interazione fra il primo funziona per la Giappone e Tunisia e l'ultimo funziona per Francia e Germania, ha richiesto qualche giorno di differenza, quindi c'è stato uno spostamento di deadline e così via in generale. Non perché il sistema non funzionasse, ma perché l'utente non percepiva che il sistema funzionasse come voleva lui. Quindi questo è importante. Anche se date di più, fate vedere che avete dato quello che vogliono esattamente. Altro punto, altro consiglio è cercare di considerare sempre i dati. Se si ha la fortuna di lavorare in un sistema non vuoto, quindi con già alcuni dati, cercare di capire quali sono gli impatti, cosa stiamo andando a toccare. E questo è utile soprattutto per capire se conviene o no fare il progetto. Uno dei risultati dell'analisi precedente poteva essere: ma scusate, avete 5 francesi e un tedesco, inoltre non cambiate, questa cosa funziona così da 10 anni e molto probabilmente non cambierà, lasciate le cose così come stanno. E questa è una risposta accettabile, anzi forse quella che fa più piacere al cliente, non fare niente. Altra cosa, perché serve qualche skill SQL, qualche skill di base dati? Molto spesso i test non possono essere esaustivi, non posso fare tutti i test, coprire tutti i casi di test. Allora si deve cercare, io non posso farlo su tutte le nazionalità, ne ho 200, lo faccio sulle nazionalità che mi coprono il massimo numero di clienti. So che ne faccio su 5 funzionalità, mi copro il 90% dei clienti, non lo faccio sulle altre 195. E questo è un dato. Poi l'errore sarà in una delle azioni che non avete controllato, però voi almeno il 90% di possibilità ce l'avete. Allora, sono andato troppo veloce, probabilmente sì. Questa è poi una cosa pubblicitaria e poi torniamo se volete a alcune domande, se volete maggiori dettagli. Allora, questo è come reply cluster, cosa ricerchiamo, cosa possiamo offrire a voi. Intesevo poi proprio come gestionali, come, non so se siete alla fine del percorso di studio, hanno ancora un anno. Comunque, cerchiamo sicuramente tesisti, tirocinanti, e per questo c'è, se volete, io sono un referente diretto, per quanto riguarda il lavoro non sono un referente diretto, ma posso girare i curriculum. E noi ci focalizziamo soprattutto sul CRM Microsoft, nel senso, diversi vostri colleghi di studio sono stati assunti, hanno fatto tesi, hanno fatto tirocinio e poi sono stati assunti. Anche perché, come vi spiegavo prima, il non sviluppo è una delle parti fondamentali del CRM Microsoft Dynamics. Quindi anche chi non ha molte competenze informatiche riesce a fare un lavoro egregio dal punto di vista di analisi di processo e anche implementazione, perché poi fisicamente la stessa persona che progetta lo fa. Quindi per questo siete molto ricercati, anche perché avete competenze che un informatico non ha, nel senso sulla gestione dei processi aziendali, cose che non è nel background informatico. Quindi sapete che per l'eventuale lavoro, Reply ha alcuni vincoli per l'assunzione a tempo indeterminato che sul voto di laurea, quindi da 103 in su, giusto per non creare false aspettative, perché dal tirocinio / tesi al lavoro il passaggio, non dico che è automatico, ma pressoché. L'unico vincolo è la decisione aziendale di tagliare sotto 103. E quello è. Quindi se arrivate con 102 e avete fatto bene il tirocinio, avete fatto bene la tesi, l'azienda si trova bene con voi, si trova a volte impossibilità ad assumere. Giusto? Per essere chiari fin dall'inizio. Io sono a disposizione per eventuali domande.